Alla 22ª Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, tra convegni e incontri con gli operatori, è sempre più evidente il dato di un settore che cresce e sta diventando trainante per l'economia regionale. Cresce il turismo, cresce la Campania, a dichiararlo è l'assessore regionale al turismo Corrado Matera. È sicuramente un'occasione anche di dialogo con tanti paesi europei che sono presenti, ma è anche un'occasione per un confronto con il mondo della cultura archeologica. E sicuramente sono delle occasioni importanti per raccogliere delle istanze e fare in modo che la Campania possa sempre di più diventare riferimento sul turismo culturale. In questi anni abbiamo investito molto sul turismo culturale. E oggi la Campania è la seconda regione che riesce ad attrarre flussi turistici. Oggi guardiamo ad una prospettiva più ampia, ad una grande piattaforma che mette insieme più regioni. L'assessore regionale si sofferma anche sull'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, facendo riferimento a quanto il territorio a sud della provincia di Salerno sia cresciuto negli ultimi anni. Questa infrastruttura aeroportuale, sottolinea Matera, sarà riferimento di milioni di turisti e sarà una grande occasione per il territorio salernitano in termini turistici, ma dobbiamo essere pronti ad accoglierli. Era inaccettabile che a Napoli esistesse un solo aeroporto. Oggi si è così definito un sistema aeroportuale importante. Ponte Cagnano sarà riferimento di milioni di turisti. Il problema più serio però è che come territorio dobbiamo essere pronti ad accogliere questa gente. Io penso che è un territorio che ha grande forza, perché è nelle condizioni di diversificare l'offerta turistica, culturale, balneare, enogastronomico, verde, religioso. E oggi i flussi turistici europei e anche su un mercato globale tenga presente che sono proprio attratti dalla cultura, ma dall'enogastronomia e anche dal verde. Io penso che ci sono davvero le condizioni per crescere sempre di più.